Buongiorno, è con molto piacere che vorrei presentare la mia ultima fatica edita pochi giorni fa, settembre 2023, per i tipi della bussola. Il Messia dalle piccole soglie. Eresie dell'ebraismo e prospettive di liberazione. Questo saggio è un saggio di filosofia politica, nonostante la mia formazione teoretica. Prima di entrare in medias res, vorrei rivolgere un pensiero grato, commosso e di autentico affetto ad un filosofo che è stato un maestro, un amico, una guida, il professor Gianni Vattimo, di recente scomparso, a cui devo la passione della ricerca, il rigore teoretico, ma una consapevole certezza della portata dinamica, metamorfica e quindi carica di cambiamento della filosofia. Il titolo è preso da una frase di Walter Benjamin: anche dalle piccole soglie può sempre arrivare il Messia. E ho recuperato il messianismo teoretico di autori a lui vicini, come Bloch, ma anche come Marx, la cui cultura ebraica è indiscussa e che, come ha fatto mostrare Dussel, ospite di questo libro, in un saggio che si intitola Metafore teologiche di Marx, molto presente nel pensiero di quest'autore, così tanto da aver usato le categorie isaiane come metafore di una economia spesso idolatrata. Ma io ho cercato di mettere in evidenza come questo retaggio ebraico costituisca una costellazione di pensiero, una de temps pensé, un debito impensato della tradizione biblica che, come già Bloch diceva in Religione in eredità, non è mai l'eredità di un morto, ma il giovane vivente legame di una storia che, se vista attraverso e vista in una prospettiva altra, secondo il discontinuum, come direbbe Benjamin, può far raggiungere questo messianismo non più solo teoretico ma pratico, sottendendo prospettive di liberazione. Ma il debito con la mia formazione ermeneutica si fa sentire nel momento in cui ho cercato di mettere in evidenza che la filosofia ha sempre una portata ineludibile di subtilitas applicandi, capace quindi di esprimere un rinnovamento. E se Gramsci è il pensatore che in modo così profondo e così ricorrente è studiato in America Latina, io ho cercato di vedere quanto anche la recezione di Marx sia stata importante non solo per la teologia della liberazione, quanto all'analisi, ma anche per una filosofia della liberazione che ridisegna una universalità, ma che la ridisegna a partire dal multiverso, come direbbe Panikkar in un saggio molto interessante scritto con Latouche. Ecco perché le piccole soglie sono la storia riletta a partire dalle vittime, a partire da una soggettività vista come passività, che piano piano ha demistificato la crosta ideologica della colonizzazione e
potuto rivedere intralice orizzonti di emancipazione. Questo è accaduto per esempio in Sudafrica, quando la fenomenologia dello spirito di Hegel è stata riletta nella sua forza dialettica ed emancipatrice in un saggio di un filosofo camerunense, Achille Mbembe, che titola questa esperienza Uscire dalla lunga notte. E quindi ho cercato di interrogare questi germi di liberazione partendo da opere composite e forse molto diverse, ma che hanno potuto costituire quel dialogo che siamo, come dice Hölderlin, proprio a partire da questa istanza di liberazione e da questa continua confrontazione con l'ermeneutica biblica, che è diventato anche un percorso attivo di liberazione. Ecco perché Benjamin dice che dalle piccole soglie può sempre arrivare il Messia. Ma questo significa anche costituire una memoria critica che porti a far riemergere tutto quel rimosso. E dunque Freud non può che essere un altro nume tutelare che rimanda a una nuova consapevolezza della storia. E la metafora del nano, dell'omino gobbo di cui parla Benjamin è veramente l'istanza di una storia che finalmente libera dall'ipoteca del progresso lineare, finalmente libera dall'ideologia del carico dell'uomo bianco, può veramente costituire un nuovo orizzonte di senso, una linea di confine, nella quale però proprio le vittime, proprio coloro che sono stati i dimenticati e i senza voce, rianno una voce, ma comprendendo e accogliendo in un modo totalmente nuovo quegli strumenti teoretici e quell'orizzonte filosofico che fino adesso è stato considerato eurocentrico. Quello che ho voluto cercare di indagare in questo libro è proprio come questo pensiero che ha costituito il retaggio dell'Europa, diventa un percorso vivo di giovani legami che ricostituiscono l'appartenenza dell'humanitas e che cercano però una nuova universalità secondo un orizzonte che potremmo dire di Fraternité Saint-Erreur. Quindi il percorso del libro va dall'assimilazione e all'emancipazione fino alla profezia e alla politica e al rapporto fra profezia e politica che risente della immaginazione intesa proprio come riserva critica, come una giustezza che porta quindi a quella conoscenza che, come dice Adorno, deve essere piena della luce della redenzione. E ecco perché ho concluso con una poesia di Celan sulla soglia, che significa attraversamento e dialettica, ma nello stesso tempo significa la possibilità di un'estetica, una poietica, che non può che diventare istanza di una nuova polis che
è sempre memore degli ultimi. E quindi, come dice Camus, che ho scelto come esergo, non vanificherà mai il compito dell'arte. Io spero di aver potuto invitare alla lettura e vi ringrazio.